Allora, oggi è stata una partita non tanto bella, diciamo. Abbiamo provato a fare alcune cose, ma non sono riuscite particolarmente. Il mister, sì, ci sta dicendo come impostare la partita, pressing alto, secondo tempo, tutte cose che noi dobbiamo mettere. Oggi è andata non tanto bene, comunque ho visto che abbiamo da parte di tutta la squadra lavorato bene, con testa, e anche se le cose non sono riuscite più di tanto, l'impegno c'è stato da parte di tutti. Senti, andando anche al di là della gara di oggi, però sei una piacevole sorpresa. Ti vediamo spaziare dalla fase difensiva alla fase offensiva. E poi questo è un Empoli che cerca molto la profondità sulle fasce, quindi il tuo ruolo diventa ovviamente centrale in questa situazione. Più che centrale è stata anche la fortuna di fare 2 anni a Pontedera dove ho fatto sempre questo modulo e diciamo che la posizione la riesco a trovare bene. Sul fatto di spinta è una cosa che vuole il mister, come facevamo a Pontedera era una cosa un po' più diversa. Comunque ci sto mettendo tutto l'impegno e correre, dai, quella, cioè, la corsa l'ho sempre avuta. L'unica cosa positiva per ora, dai. Iniziano a farsi sentire però i carichi di lavoro, Andrea. Oggi sì, essendo giustamente in fase di allenamenti di preparazione è giusto fare un carico più forte, se la partita ne risente un pochino è normale, è una cosa abbastanza normale. Senti, tu che idea ti stai facendo? Insomma, ti stai ritagliando uno spazio? La speranza ovviamente è quella di convincere il tecnico per rimanere qua. Intanto sì, far bene giorno dopo giorno sia allenamenti, poi le partite, dimostrare tanto sempre sul campo. Chiaramente sì, devo dimostrare io e spero poi in un possibile esordio con questa maglia, visto che ho fatto tutto il settore giovanile, mi piacerebbe veramente tanto. Senti, il bilancio di queste prime 2 settimane di ritiro? Faticoso, ma serve. Devi durare fatica per fare questo lavoro, per andare in campo e battere le squadre, devi correre, non è un campionato semplice e dovremmo mettercela tutta tutti insieme. Sai, tu che sei un giovane, che impressione ti sta facendo mister Vivarini? Che allenatore, che uomo è? Per quel poco che lo conosco, non ho ancora avuto modo più di tanto di parlarci singolarmente, c'è stata qualche occasione ma niente di particolare. E niente, come allenatore sa il suo fatto, insegna bene e sono contento che sia qua a Empoli. Grazie mille.